Buonasera ai nostri telespettatori, ore 22, 4 minuti e 37 secondi. Siamo rigorosamente in diretta negli studi di Rete 8 per tirare le somme di una giornata importante per la nostra regione, in particolare per la gestione dell'emergenza Covid e anche della campagna vaccinale. Oggi infatti è stato quello che abbiamo descritto nel titolo della nostra trasmissione, il giorno del generale Figliuolo che nel suo tour ha fatto tappa in Abruzzo per toccare con mano l'organizzazione della campagna vaccinale anche nella nostra regione. Quindi questa occasione, oltre a poter proporvi le dichiarazioni che sono state rilasciate nelle varie tappe, nelle due tappe del generale Figliuolo, non soltanto da lui ma anche dagli uomini della protezione civile che lo hanno accompagnato, dagli esponenti della regione e dei comuni che ospitano gli hub vaccinali, questa occasione anche per fare un primo bilancio della campagna vaccinale che ormai è entrata nel vivo anche nella nostra regione con dati che ci sembrano abbastanza confortanti. Lo faremo insieme all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì che ci ha raggiunto nei nostri studi, la ringraziamo anche per l'orario che è insolito per nostra trasmissione che solitamente registriamo, ma stasera ci piace proprio andare in diretta perché vogliamo arrivare proprio alla fine della giornata con le idee compiute rispetto ad una giornata, ad una visita, assessore Verì, che insomma voi vi aspettavate come quando si è un po' sotto esame, quando si è un po' sul banco di scuola in attesa dell'interrogazione. Lei è più soddisfatta dopo questa giornata, insomma dopo le verifiche che ci sono state da parte del commissario, oppure sente ancora di dover fare qualcosa in più per poter almeno parzialmente impostare questa campagna vaccinale in Abruzzo? Sì, buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Oggi è stata una giornata importante per la nostra regione Abruzzo. Abbiamo avuto la visita del nostro generale Figliuolo, una visita importante perché è vero, come ha detto lei, è stato un momento di verifica, ma soprattutto anche un momento di confronto. Il generale ha analizzato tutti i punti di forza della nostra campagna vaccinale, ha apprezzato il grande sforzo che abbiamo compiuto specialmente nell'ultimo periodo che ha portato la regione Abruzzo a raggiungere la media nazionale ma anche superarla, quindi senz'altro ha espresso note di merito per questo traguardo, ha valorizzato molto anche l'impegno che noi abbiamo messo nel vaccinare le persone fragili, ha sottolineato che siamo una regione al di sopra della media nazionale, così come ha elencato i punti di forza, ha anche esaminato quelli che sono dei punti di criticità. Ad esempio nella nostra regione restano ancora da vaccinare un target di popolazione over 80. Perché questo? Innanzitutto perché nella nostra regione ci sono tanti anziani, è una regione tra le più longeve dell'Italia, per cui c'è un target della popolazione estesa, ma soprattutto questa difficoltà è dettata dalle condizioni orografiche della nostra regione, perché ci sono tanti anziani che risiedono in piccoli comuni e il più questi che devono ancora essere vaccinati sono soprattutto anziani che non possono deambulare, quindi che hanno bisogno di una vaccinazione a domicilio. E devo dire che il generale ha raccolto questa nostra istanza, ma soprattutto è stato molto attento a decodificare i nostri bisogni e invierà dai prossimi giorni, già da lunedì, delle troupe, dei drive-in che saranno disponibili per poter vaccinare questi anziani proprio nei paesi. Li dislocheremo nella nostra regione e quindi poter soddisfare, poter realizzare e raggiungere quel target in breve tempo. Bene, questa lei ha anticipato la notizia più importante della giornata, che significa appunto laddove non si riesce ad andare a vaccinarsi, il vaccino ti arriva a casa, a domicilio.
Noi in questa trasmissione alterneremo appunto le riflessioni e gli approfondimenti con l'assessore, con i contributi che abbiamo registrato grazie ai nostri inviati durante questa giornata. Il primo contributo che vi forniamo, abbiamo già mandato parzialmente in onda nel nostro telegiornale, è proprio l'intervento integrale del generale Figliuolo a Pescara, in visita al lab di Via Tirino, che è il più grande d'Abruzzo, dove davvero si stanno raggiungendo quotidianamente dei numeri molto rilevanti. Allora sentiamo le prime considerazioni del generale Figliuolo. Anche per me questo è un po' un ritorno a casa, perché è dal 74 che passo le mie vacanze a Silvi Marina, quindi queste zone le conosco bene. Poi sono anche alpino, l'Abruzzo è una terra di grandi alpini, quindi bisogna sempre ricordarlo, di questi splendidi monti. Qui siamo fra la Maiella e il monte che è il re dell'Abruzzo, quindi che dire, mi sento abbastanza a casa, devo dire. Passiamo adesso invece ai fatti qui. Allora, questo è un hub vaccinale da 24 linee, è uno dei migliori che ho visto durante queste visite che sto facendo insieme all'ingegner Curcio, e questo è un segno di bella Italia, cioè qui c'è un'integrazione fra il privato, quindi la Confindustria locale che ha messo a disposizione quest'area, questa infrastruttura, la città di Pescara, qui ringrazio il sindaco, la regione, il presidente, qui abbiamo l'assessore alla sanità che sta tenendo santamente il pugno in questa campagna vaccinale. Passiamo all'aspetto nazionale, i vaccini. Allora, questo il mese di maggio è un mese di transizione, io mi aspetto 17 milioni di vaccini. Stanno arrivando, arriveranno con cadenza settimanale, così come li avete visti giungere in questa prima settimana, e ci daranno modo di tenerci sull'obiettivo. L'Abruzzo è sull'obiettivo, l'Abruzzo nei giorni scorsi è arrivata quasi a 13.000, li ha superati, il suo target è vicino ai 12.000, è capace di arrivare a 15.000 ma anche a 20.000 somministrazioni, perché noi ci dobbiamo preparare per giugno, quando avremo dei vaccini che arriveranno, affluiranno in maniera molto più abbondante dei 17 milioni. Quindi in questo mi sento di rassicurare il sindaco e il presidente della regione. I dati dell'Abruzzo sono confortanti per ciò che riguarda i numeri assoluti, un ottimo dato per i fragili, e questo fa onore alla regione Abruzzo. Poi, come ha detto l'assessore, è chiaro che c'è l'orografia, la compartimentazione del terreno, questa è la terra del Gran Sasso, quindi dobbiamo fare qualcosa in più per mettere in sicurezza i nostri anziani. Diciamo, l'Abruzzo in questo momento è leggermente sotto media, ma ce la possiamo fare, abbiamo già discusso assieme anche con i prefetti, e chiaramente invieremo dalla prossima settimana altri 3 team della difesa, team mobili, che si integreranno con quelli già presenti e con quelli della regione, per essere dedicati nei villaggi rurali, nei villaggi montani, a vaccinare persone anziane e fragili. E questo è un po' il senso della direttiva che ho emanato qualche giorno fa, cosiddetta isole minori. Non è una direttiva rivolta solo alle isole minori, ma è rivolta a tutti quei cittadini che vivono in condizioni di isolamento geografico e di lontananza da presidi sanitari. E perché lo facciamo adesso? Lo facciamo adesso perché in questo momento abbiamo più vaccini e abbiamo a disposizione un nuovo strumento, che è un vaccino monodose. Quindi anche nei paesi montani dell'Abruzzo, su disposizioni dell'autorità sanitaria, concorde con il Presidente, si potrà andare e vaccinare in determinate aree tutti i residenti. Io parlo soprattutto dei piccoli borghi, laddove anche dal punto di vista logistico, diciamo, è difficile, più difficile andare, quindi fare 2, 3, 4 giri, diciamo, non è utile, e quindi si può, con l'afflusso dei vaccini, pensare a fare una vaccinazione di massa di questo tipo. E devo dire, gli altri parametri per l'Abruzzo sono tutti buoni, quindi sono sicuro che noi ne usciremo al più presto da questa
dalla campagna vaccinale e ci sarà modo di riaprire. Per ciò che riguarda le aziende, so che c'è molta richiesta da parte delle aziende, questo, ripeto, maggio è un momento di transizione. I punti aziendali partiranno più avanti, quando avremo più vaccini, abbiamo messo in sicurezza gli over 65 e i fragili e potremo aprire a tutte le altre categorie. Da lunedì partono le prenotazioni per gli over 50 e quindi direi che stiamo piano piano vedendo sempre più luce e stiamo attraversando il tunnel. Ieri il contanumeri è arrivato a 501.000, ma sicuramente nell'assestamento che si ha aumenterà anche di qualche po', magari di altri 5-10.000 unità, quindi per quello che il passo è buono e spero e credo che anche oggi avremo questi numeri e anche domani. Per i medici di medicina generale per me sono un assetto fondamentale per questa campagna vaccinale, la Regione ha appena chiuso l'accordo, io lancio un appello ad aumentare il numero dei medici di medicina generale che possono veramente darci un ulteriore respiro per questa campagna, i numeri saranno direttamente proporzionali agli afflussi. Io ritengo che in questo mese si possa cominciare a vedere i benefici della campagna anche sui medici di medicina generale. Allora, prima di commentare queste dichiarazioni con l'assessore Verini, vi faccio vedere soltanto un 30 secondi ulteriori, perché il nostro Paolo Durante oggi è stato bravissimo, ha inseguito Figliuolo per tutta la giornata a pescare ed è riuscito anche a fargli fare una battuta in esclusiva proprio per RT8. È una battuta breve, significativa, ma che può diventare veramente lo slogan di queste ore. Sentiamo Figliuolo. Generale, se ci vacciniamo ne usciamo. Vacciniamo ne usciamo, questo è il segnale, noi dobbiamo vaccinarci, è uno dei pilastri fondamentali per uscire e per poter far sì che possiamo sempre di più avere libertà, ma soprattutto produrre e intercettare la ripresa economica. Allora, Assessore, mi pare di capire, il filo conduttore, ha detto tante cose Figliuolo, ne avete discusso anche con i prefetti, però il filo conduttore mi pare unico, cioè c'è una decisione, c'è una volontà unanime, nel momento in cui c'è un problema lo si analizza, ma c'è subito la soluzione. Questo è il salto di qualità, che ovviamente anche con la mentalità dell'esercito in questo momento è necessario e si sta compiendo. Ecco, ci spiega nel dettaglio come funzionerà questa sinergia con il Ministero della Difesa per i team vaccinali a domicilio nei piccoli centri, vale a dire si arriverà anche a rendere delle zone totalmente Covid free in Abruzzo, nelle realtà, nelle frazioni più isolate, più piccole, in poche ore? Sì, col Ministero della Difesa abbiamo un confronto, oserei dire, quasi quotidiano. È la prima volta che ho questa, possibilità di confrontarmi, ma soprattutto di avere delle risoluzioni e delle soluzioni ad ogni problema che io pongo. Come avete capito, ho posto il problema delle nostre zone disagiate e subito ci è stata data questa possibilità di avere questo team. Questo team sarà dislocato nelle zone in cui c'è maggiore bisogno della nostra regione e quindi sarà gestito insieme, in relazione, in sinergia anche con la ALS, per cui loro potranno soddisfare queste richieste di questi pazienti over 80 e fragili che ancora devono concludere, ma soprattutto attiveranno subito dopo quella possibilità di rendere i piccoli comuni, così come descritto nel decreto del generale, così come avviene nelle isole, lo stesso metodo lo si può usare, lo stesso approccio lo si usa nei piccoli comuni, per cui questi team vaccinali potranno recarsi in quelle piccole zone, in piccoli comuni e vaccinare tutta la popolazione. Questo è il nostro obiettivo con un cronoprogramma che metteremo in atto insieme alle ALS in modo da cominciare a rendere
proprio Covid free dei nostri piccoli territori. E si potrà farlo rapidamente perché appunto si faceva riferimento anche al monodose, quindi a Johnson & Johnson, nella speranza che arrivino molte dosi di questo siero e appunto possano permettere di fare una sola campagna vaccinale per ciascuno, sì, di questi centri, mi pare di capire. Sì, l'ha spiegato bene il generale, infatti ha parlato di questo mese di giugno, di mese di maggio come un mese di transizione e il mese di giugno come l'avvio proprio totale, completo. Devo aggiungere anche che noi abbiamo fatto una richiesta precisa, abbiamo chiesto anche altre dosi di vaccino e proprio domani mattina io inoltrerò una richiesta al Ministero per avere altre 30.000 dosi, anche 35.000 dosi. In questo momento ci invieranno quelli di AstraZeneca. Benissimo, allora andiamo avanti perché proprio di numeri voglio parlare, ma dopo aver sentito il capo dipartimento della Protezione Civile, l'ingegnere Fabrizio Curcio, che in Abruzzo c'è stato e lo ha ricordato anche lui, anche in circostanze davvero dolorose, quindi lo conosciamo molto bene e ci ha fatto piacere, credo anche a voi questa mattina, rivederlo anche nel sostegno che sta dando la Protezione Civile nazionale e regionale alla campagna vaccinale. Sentiamo. Buongiorno, intanto grazie alla Regione Abruzzo per averci invitato. Ovviamente io in Abruzzo vengo sempre con un po' di emozione, c'è un forte legame che mi segue sia per le attività professionali ma anche le attività, come dire, di crescita umana. Per questa Regione io riprendo l'appello del Sindaco, questa è una Regione generosa. Generosa che negli ultimi anni è stata colpita da eventi importanti e che ha saputo organizzarsi quel sistema che lei ha citato di volontariato, di volontà di prezzo civile, ma di sistema civile fatto dai sindaci, delle istituzioni sanitarie, dai prefetti, dai cittadini, perché poi alla fine queste sfide si vincono se il cittadino comprende questo meccanismo. Beh, in Abruzzo è consolidato, dovrei dire da una parte fortunatamente consolidato, dall'altra parte sfortunatamente consolidato, perché è frutto di una serie di dolori che ha colpito questa Regione. Ma noi adesso vogliamo vedere avanti, prendiamo le cose positive, prendiamo questa organizzazione che è un pezzo importante della società e dei cittadini abruzzesi. Io riprendo l'appello di dire aiutiamo il volontariato, perché è la spina dorsale non solo dell'Abruzzo e dell'Italia, ma proprio è il nostro spirito del nostro paese. Guardate, un volontariato come esiste nel nostro paese, non esiste in nessun'altra parte del mondo. Quindi io credo che questo è un esempio di coordinamento, questo è un esempio di condivisione, questo è un esempio di percorso. Non ricordiamocelo solo nelle emergenze, perché adesso stiamo facendo questo, ma ricordiamocelo quando programmiamo, quando finanziamo le strutture, quando organizziamo le città, quando organizziamo le nostre attività. Facciamo in maniera tale che chi dona sia messo in condizione di farlo nella maniera migliore possibile, come stiamo vedendo qui oggi. Grazie. Infatti abbiamo parlato di dosi, ma per andare avanti con una campagna efficace per i vaccini servono anche gli uomini, servono i vaccinatori. È stato giusto il richiamo del capo dipartimento Fabrizio Curcio. In Abruzzo siamo a regime, assessore, rispetto alle persone che vanno a inoculare i vaccini, alle persone che supportano le attività degli hub. Insomma, ci è voluto un po' di tempo, ma adesso siamo nelle condizioni di arrivare anche logisticamente a queste 15.000 dosi, alle quali siamo davvero vicini in questi giorni, perché ieri abbiamo chiuso a 12.000, oggi sono le 10.20 di sera, non possiamo dare il dato perché, pensate, ci sono alcuni centri dove si sta ancora vaccinando fino alla mezzanotte. Ci riusciamo? Sì, noi abbiamo messo in atto proprio un programma, abbiamo stilato dove abbiamo stabilito quelle che sono le dose giornaliere. Siamo in grado di arrivare a 15.000 ma anche a 20.000 attraverso un'organizzazione che è composta dai volontari, li voglio nominare al primo posto, da tutti i medici e tutti i sanitari delle ARS che si dedicano in maniera continua, costante, senza avere un momento di ferie, quindi li voglio ringraziare in questo momento. Noi abbiamo stilato, così come lo ha ricordato il generale, un contratto
con i medici di medicina generale, hanno aderito diciamo un po' più del 50%, il nostro augurio è che ci possa essere sempre una maggiore adesione. Abbiamo stilato, stiamo in fase conclusiva, quello che è anche un contratto con le farmacie. Non dimentichiamo che poter vaccinare nelle farmacie è anche un altro momento di sanità di prossimità importante. Abbiamo aperto delle piattaforme per dare la possibilità anche ai medici in pensione che attraverso la possibilità di avere un'assicurazione possono svolgere la loro attività sanitaria nei nostri centri hub. Quindi devo dire che c'è quella sinergia importante che sta portando a questi ottimi risultati nella nostra regione. Bene, noi ci fermiamo per la prima pausa, torneremo subito in studio e sentiremo anche le parole del Presidente della Regione Marsiglio. Linea alla regia. Siamo tornati in diretta per la seconda parte della nostra trasmissione I Fatti e le Opinioni. Stiamo commentando la giornata di oggi con la visita del generale Figliuolo in Abruzzo con l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verini ai nostri studi, ma ascoltiamo le dichiarazioni del Presidente della Regione Marco Marsiglio proprio a Pescara nell'accogliere questa mattina Figliuolo. Presidente Marsiglio, la visita del generale Figliuolo era molto attesa in Abruzzo, doppia tappa Pescara-L'Aquila, cosa vi siete detti? Soprattutto quali sono le prospettive per l'Abruzzo, per la nostra regione? Il generale Figliuolo ha potuto toccare con mano l'efficienza e la qualità del lavoro che stiamo svolgendo, ci ha fatto i complimenti sia per il risultato generale raggiunto, oggi vede l'Abruzzo non solo raggiungere gli obiettivi assegnati ma superarli ormai quasi tutti i giorni regolarmente, e ci ha anche particolarmente lodato per alcuni degli obiettivi specifici più sensibili in particolare, come la vaccinazione dei fragili che in Abruzzo è superiore alla media nazionale. Ci ha assicurato la fornitura di vaccini perché gli abbiamo fatto vedere che nella programmazione delle consegne delle prossime due settimane non saremmo stati in grado di fare il numero di vaccini prenotati e ci ha assicurato del fatto che utilizzerà le scorte per darci quanto necessario. Il prossimo mese, questo mese lo ha definito un mese di transizione, il prossimo mese le dosi aumenteranno, quindi si passerà dai 10-12 mila vaccini al giorno da somministrare a 15 anche 20 mila e noi abbiamo mostrato al generale che abbiamo le strutture pronte per farlo, come questa da cui sto parlando e le altre in giro per il territorio, che oggi vaccinano un certo numero di dosi ma non ne fanno di più solo perché non ci sono più dosi disponibili. Poi c'è da tenere presente anche la particolare situazione orografica della regione, paesi piccoli e anche insomma, non facili da raggiungere. Abbiamo condiviso con il generale l'opportunità di andare in piccoli centri, quelli magari più dispersi sulle montagne, le piccole frazioni, e fare anche giornate di vaccinazioni massive della popolazione lì presente, perché tornare 5-10 volte nello stesso posto, in posti lontani, disagevoli per poche unità di persone alla volta, è anche logisticamente e organizzativamente inefficace. Quindi dalla prossima settimana, lunedì e martedì, arriveranno 3 nuove unità mobili dell'esercito a supporto di questa iniziativa, che saranno dedicati anche appunto a raggiungere i luoghi più lontani e più dispersi e le situazioni più difficoltose. Grazie, Presidente. Grazie a voi. Allora, abbiamo ottenuto, lo ha confermato anche Marsiglio, come abruzzesi, un numero supplementare di dosi AstraZeneca, perché AstraZeneca, Assessore Verì, è il momento del richiamo per le categorie che hanno avuto la prima somministrazione circa 3 mesi fa, vale a dire gli insegnanti, le forze dell'ordine che hanno avuto AstraZeneca. Ecco, su AstraZeneca ci sono stati purtroppo anche da noi diversi rifiuti. Lei che cosa si sente di dire, anche alla luce dei dati che abbiamo sulle somministrazioni di questo vaccino in Abruzzo, delle reazioni che ci sono state, non ci sono state, insomma, dell'approccio che c'è stato con AstraZeneca? Sì, devo dire che all'inizio, così come nelle altre regioni e nelle altre nazioni, c'è stato quel timore verso la somministrazione di AstraZeneca. Man mano che
anche con l'andare del fatto che non registravamo casi si registrano casi in cui c'erano reazioni diciamo particolari, per cui man mano c'è stata questa aderenza maggiore a questo vaccino, e devo dire che nel momento in cui abbiamo aperto la possibilità di vaccinare volontariamente con AstraZeneca abbiamo avuto una grandissima richiesta, e questo ha dato maggiore sicurezza e quindi ha sensibilizzato di più i nostri regionali a poter avvicinarsi a questo vaccino, e così noi ne abbiamo fatto richiesta. Anzi, devo dire che sono notevoli le richieste che ci sono per AstraZeneca, e io mi collego, diciamo, condivido anche le richieste dell'assessore della Regione Lombardia, che ha detto dove non vengono usate quelle dosi siamo pronti ad usarlo. Questo vuol dire che c'è un bisogno e una necessità di ritornare alla normalità e di poter rivedere quella famosa luce, come si dice, alla fine del tunnel. Chi rifiuta, ovviamente, potendo invece farlo, AstraZeneca, finisce in fondo alla classifica temporale, non può scegliere un altro vaccino? Momentaneamente no, tenete presente però che noi dobbiamo arrivare all'immunità di gregge, per cui quando ci saranno altri vaccini loro potranno ugualmente essere vaccinati. Ma è un'occasione davvero da non perdere se si ha la possibilità di vaccinarsi, lo ripetiamo e lo faremo fino allo sfinimento. Il prossimo contributo, l'intervista è a Maurizio Brucchi, coordinatore della campagna vaccinale in Abruzzo. Anche egli, credo che stamattina, dopo qualche tensione sentendo le parole di Figliuolo, abbia invece tirato un sospiro di sollievo rispetto alle considerazioni che ha fatto il generale. Comunque siamo pronti anche per andare. Brucchi, partiamo dalle cifre. Ieri quanti abruzzesi sono stati vaccinati? 12.750 abruzzesi. È un record? Ma probabilmente sì, ora non ho a mente tutte le altre vaccinazioni dei giorni precedenti, ma insomma sicuramente sono numeri importanti, insomma questa è dimostrazione del fatto che noi avevamo montato un target al commissario da 12.000 a 15.000, siamo in grado assolutamente, abbiamo dimostrato di saperli e di poterli fare. Abbiamo bisogno di avere i vaccini, perché di questo poi ce n'è bisogno. L'Abruzzo nella fase iniziale di questa campagna vaccinale è stato penalizzato in tal senso, per cui oggi è l'occasione per rappresentare al commissario questa situazione. Comunque stiamo andando bene, insomma io sono contento e soddisfatto, ringrazio tutte le ASL, l'assessore Verì che ci guida magistralmente perché sta facendo davvero un ottimo lavoro, il presidente, insomma tutta l'unità di crisi, perché ogni volta mettiamo a fuoco anche quelle che sono difficoltà di una campagna vaccinale sicuramente difficile, però mi sembra che stiamo andando bene, quasi un punto e mezzo sopra la media nazionale, insomma credo che non si possa chiedere di più in questo momento. Ecco, a proposito del fatto che l'Abruzzo si trova leggermente con una media buona, superiore alla media nazionale, per quel che riguarda proprio le dosi somministrate rispetto a quelle che sono arrivate, dov'è che si deve migliorare, Brucchi? Ma guardi, allora, per migliorare c'è sempre tempo e c'è sempre spazio. Dobbiamo uniformare un po' le attività di tutte le ASL, ci stiamo lavorando, non è facile. Abbiamo bisogno di qualche vaccino in più, questo sicuramente, però insomma, ripeto, mi sembra che qualche giorno fa le uniche quattro regioni che hanno mantenuto il target erano l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata e la Puglia. Questo la dice lunga, insomma, su come l'Abruzzo si stia comportando. È leggermente indietro, credo, l'Abruzzo negli over 80 rispetto alla media nazionale. Ma qualche punto percentuale, però tenga presente che noi su quelli iscritti in piattaforma abbiamo quasi vaccinato il 90%. È chiaro che c'è una parte di pazienti, di cittadini allettati sui quali stiamo lavorando, è una vaccinazione comunque difficile, però davvero siamo uno o due punti sotto la media sulla popolazione residente, dato Istat, per quanto riguarda invece la popolazione che si è iscritta alla piattaforma siamo oltre il 90%, insomma mi sembra che il dato è più che soddisfacente. L'ultima, Brucchi, da lunedì anche gli over 50. Parte gli over 50, faremo la pianificazione questo fine settimana e inizieremo l'apertura della piattaforma per gli over 50, per poi iniziare le vaccinazioni, vedremo quando, oggi non siamo ancora in grado di dirlo. Ultimissima, l'immunità in Abruzzo è possibile raggiungerla rispettando quanto detto dal Ministero? Secondo me fine agosto. Secondo me anticiperemo anche di qualche settimana. No, c'è molto
ottimismo. Ecco, io le chiedo, a proposito dell'apertura della piattaforma per le prenotazioni degli over 50, come funziona? Soprattutto sarà l'ultima prenotazione in ordine anagrafico oppure ve ne saranno altre? Cioè, quali saranno poi gli step successivi che voi state progettando come regione? Nel senso, poi magari si potrà arrivare anche al momento a giugno, appunto, in cui ci si vaccinerà senza prenotazione? Sì, allora mi ricollego all'intervento di Brucchi perché la sua risposta è avvenuta in mattinata. Questo pomeriggio abbiamo avuto invece già un incontro e quindi siamo in grado di dire come si svolgerà il cronoprogramma. Abbiamo deciso di aprire la piattaforma da lunedì 10, dove ci si può iscrivere, e dal 20 maggio iniziano le vaccinazioni all'over 50. Ah, bene, questa è una notizia. È una notizia perché è la dimostrazione di come si sta lavorando. Oggi pomeriggio proprio c'è stato un incontro e questi sono stati gli indirizzi e le linee guida che abbiamo dato. Questo è importante perché appena finita questa vaccinazione, così come anche ricordato il generale Figliuolo, a giugno avremo la possibilità di aprire non più secondo il target dell'età cronologica, ma apriremo a tutta la popolazione. Questa è la risposta che il generale ha dato nel momento in cui è stata posta la domanda: quando apriremo ai livelli essenziali, quando apriremo alle attività produttive. Allora il generale ha ritenuto giusto di non differenziarli perché sono tutti livelli essenziali le attività produttive, per cui è nel suo obiettivo aprire proprio a giugno a tutta la popolazione. Quindi vaccinazione a sportello, si va senza prenotazione e ci si vaccina, ovviamente contando su una capillarità, certo, e una capacità di reggere da parte degli hub vaccinali. Ma insomma, a quel punto saremo davvero in tanti noi abruzzesi ad ottenere il vaccino. Bene, abbiamo dato una bella notizia agli ultra cinquantenni, quindi da lunedì. Ovviamente non è un click day, quindi comunque si potrà prenotare, sì, sì, con calma e non ci sarà. Si prenota sempre con poste. Con poste, quindi, con poste, con tutte le modalità che conosciamo benissimo. Adesso chiudiamo la pagina relativa alla visita pescarese di Figliuolo con le dichiarazioni del sindaco Carlo Masci, che oggi era particolarmente contento questa mattina. Purtroppo questo pomeriggio per i risultati calcistici insieme a tutti i pescaresi non lo è, perché veramente Pescara ha fatto una bella figura, bisogna dirlo, anche sui quotidiani, sui media nazionali, rispetto alla provincia più Covid free delle altre, almeno in questo periodo, e anche per le capacità organizzative di questo centro di Via Tirino. Sentiamo Masci. Sindaco di Pescara Carlo Masci, è il giorno del generale Figliuolo, ma anche di Fabrizio Curcio, però è anche una bella soddisfazione per la città di Pescara e per tutto l'Abruzzo. Sì, è il giorno dell'orgoglio pescarese perché il generale Figliuolo trova una città dove oramai il contagio sembra essere scomparso, e se pensiamo che all'inizio di febbraio siamo stati la città che è stata aggredita per prima dalla variante inglese, e oggi invece è da 3 settimane siamo la città che ha l'indice di contagio più basso d'Italia, chiaramente questo è motivo di grande soddisfazione. Poi il generale Figliuolo trova un centro vaccinale che riesce a fare anche 2500 vaccinazioni al giorno, e se consideriamo che questo vuol dire 25.000 vaccini ogni 10 giorni, un numero incredibile. La cosa più bella è che le persone che vengono qua non trovano fila, fanno subito la vaccinazione ed escono dicendo: siamo stati trattati con umanità e sensibilità, ed è la cosa più importante questa. Merito naturalmente dell'organizzazione, a cui partecipano davvero tantissimi volontari, vogliamo ricordarli, sindaco? Questo lo continuo a dire sempre: non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto se non ci fossero stati tutti i volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa, di tutte le associazioni di volontariato che sono qui e che danno il cuore, la passione, il sentimento ogni giorno. E veramente c'è un mondo che si muove e che ci permette di fare cose incredibili, e lo riusciamo a fare perché c'è una grande attenzione anche ai particolari rispetto a questa vicenda, quindi i pescaresi ci danno attestati di grande stima rispetto all'operazione Covid.
Sindaco, da lunedì lavoro supplementare perché scatterà la possibilità per gli over 50 di vaccinarsi. Come pensate di organizzarvi, anche se sarà una cosa graduale, immagino? Dico anche finalmente, perché noi continuiamo a dire più vaccini, più vaccini, più vaccini, perché questo vuol dire più vaccinazioni ed uscire prima dalla situazione purtroppo di crisi che stiamo vivendo. Siamo pronti con la nostra piattaforma che funziona benissimo, l'hanno sperimentata i pescaresi che si iscrivono la sera e la mattina vengono a fare la vaccinazione, l'apriremo come abbiamo già fatto in altre occasioni, aspettiamo ovviamente le indicazioni dalla ASL, però siamo prontissimi perché sappiamo che è necessario farlo. Soddisfatto Carlo Masci, credo anche soddisfatta Nicoletta Verida, pescarese, da, insomma, rappresentante di questo territorio, però vogliamo fare anche un appello ai pescaresi, sta andando tutto bene per fortuna, adesso stiamo attenti, soprattutto nei fine settimana, a non giocarci questo bonus perché veramente siamo sul traguardo, Assessore, sì, soprattutto nelle zone dove si creano gli assembramenti. Sì, è vero, questo è importantissimo. Perché, vedete, la sanità gestisce il virus, la prevenzione è importante, però ancora più importante è la sicurezza sanitaria. Questo lo tengo sempre a ribadire, bisogna rispettare in maniera precisa tutte le regole, non dobbiamo dimenticare il passato, perché purtroppo le varianti sono sempre dietro l'angolo, per cui dobbiamo essere attenti a non trasmettere il virus. Pescara è vero, ma così come la nostra regione da più di settimane è zona gialla, e regione gialla. Purtroppo era in vigore la denominazione di un altro colore, arancione. C'è stata la riapertura della scuola subito dopo Pasqua, siamo state una delle regioni che ha riaperto, dato la possibilità a non fare più la didattica a distanza, perché ritenevamo importante poter far rientrare in una relazione, in un contatto sociale tutti gli studenti della nostra regione, però è anche vero che oggi quei focolai che noi registriamo ancora sono focolai che si determinano nelle scuole. A questo proposito voglio ricordare che c'è una campagna della possibilità di poter fare i tamponi sia antigenici presso le farmacie e recarsi più possibile attraverso questi monitoraggi che i comuni mettono, che aprono diciamo spesso a fine settimana, proprio per valutare attraverso questi test i ragazzi, gli studenti scolastici. Ricordiamolo appunto, perché sono test gratuiti che voi avete finanziato direttamente per i ragazzi, per le loro famiglie in farmacia. Noi adesso chiudiamo la parte pescarese della visita di Figliuolo, ci fermiamo soltanto per qualche istante ancora e poi andiamo all'Aquila. Siamo tornati in diretta, stiamo seguendo i servizi e commentando le varie tappe, le due tappe della visita in Abruzzo del generale Figliuolo con l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verica qui nei nostri studi. Da Pescara ci trasferiamo all'Aquila, dove Figliuolo è stato seguito dalla nostra Daniela Rosone che ha raccolto anche i commenti da parte di chi lo ha accolto, in particolare all'Hub di San Vittorino, attivato proprio all'inizio di questa settimana e che è già a pieno regime, una struttura simile a quella che abbiamo appena visto a Pescara. Allora sentiamo il direttore generale della ASL dell'Aquila Testa e anche il dottore Enrico Giansante, che è il direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica della ASL numero 1. Sentiamo le loro dichiarazioni sulla visita del generale Figliuolo. Dottor Testa, che cosa ha chiesto come ASL al generale Figliuolo oggi? Ma guardi, oggi c'è stato questo incontro col generale Figliuolo in cui abbiamo fatto vedere questo centro che l'ha apprezzato molto, e quindi abbiamo fatto vedere com'è organizzato. Il generale veniva da Pescara dove ha incontrato il presidente e tutti i prefetti, e quindi credo che, insomma, anche dalle parole che ha detto è rimasto entusiasta di
di questo centro, ma soprattutto di questa collaborazione tra l'azienda, tra la cassa edile, ma soprattutto anche questa collaborazione di tutte le forze armate, in cui ha detto una parola che è molto importante e veramente esplicativa: lo Stato c'è. Quindi in questa situazione veramente di pandemia, io l'ho detto già anche in altre occasioni, la collaborazione interistituzionale è l'elemento vincente per poter unire tutte le forze e affrontare al meglio questa pandemia. Si parla sempre della problematica maggiore, l'approvvigionamento di vaccini. Vi ha assicurato che arriveranno? Sì, l'avete ascoltato, il generale ha detto che maggio sarà un mese un po' particolare, ma poi ci sarà, diciamo, questo ulteriore approvvigionamento. È emerso molto importante anche una considerazione sull'aspetto proprio orografico, geografico della nostra regione, soprattutto in particolare della nostra provincia, che sicuramente determinerà anche una rivisitazione anche in termini organizzativi delle modalità di vaccinazione. Dottore Enrico Gianzante, facciamo un po' un punto in occasione della visita del generale Figliuolo, al quale avete mostrato questo centro vaccinale appena inaugurato, sulle vaccinazioni, come sta andando in provincia dell'Aquila e soprattutto vi ha rassicurato sui vaccini che arriveranno, perché quello è sempre il punto più importante. Allora, innanzitutto siamo stati rassicurati su quella che è la fornitura di vaccini. Devo dire che nei giorni immediatamente, ieri, l'altro ieri, abbiamo ricevuto già diverse forniture di Pfizer e di Moderna. Abbiamo AstraZeneca e abbiamo anche un po' di Johnson & Johnson. Il punto è semplice: abbiamo superato le 120.000 somministrazioni, naturalmente su tutta la provincia. Abbiamo un'ottima rispondenza da parte delle persone, siamo molto avanti per quello che riguarda gli ultraottantenni, siamo in via di ultimazione, siamo molto avanti anche con i fragili. Voi sapete che già avevamo fatto anche le vaccinazioni degli insegnanti per mettere in sicurezza quella che è la scuola. Abbiamo fatto tanto anche le forze dell'ordine, per non parlare poi quelle che sono le case di riposo, le RSA, che sono ormai completate. Quindi siamo molto soddisfatti dell'andamento, abbiamo avuto, ripeto, rassicurazioni e quindi la campagna non potrà che incrementare la sua velocità. Dottore, l'open day con l'AstraZeneca era andato benissimo, si replica, si rifarà anche con Johnson & Johnson, quindi sono diciamo campagne ulteriori open day che fate anche per accelerare ancora di più. È andata benissimo e andrà benissimo anche l'open day che faremo domani e dopodomani, nel giorno quindi 8 e 9 di maggio. E forniremo sia l'AstraZeneca che il Johnson & Johnson, ne abbiamo ampia disponibilità e questo contribuirà anche a rassicurare quella che è la popolazione. Sono dei vaccini, ripeto, ottimi, noi adesso li stiamo offrendo sopra i 60 anni, ma io sono sicuro che a breve verrà data, e spero anche verrà dato, già c'è l'utilizzo, ma anche per età inferiori. Sono vaccini molto efficaci tutti quelli che abbiamo. È bene ricordare, domani, dopodomani, Open Day AstraZeneca all'Aquila, una ASL che insomma si sta organizzando a sua volta, che ha avuto qualche difficoltà nei giorni scorsi per le dosi di Moderna, ma sono arrivate, lo abbiamo sentito proprio nell'intervista che è appena andata in onda. C'è questo problema di Celano, dove c'è l'unica zona rossa, però mi sembra che anche nelle aree interne ormai si marci verso la fuoriuscita da questa emergenza, assessore. Sì, sì, diciamo l'unico comune ancora in zona rossa nella nostra regione è Celano, ma lo si sta monitorando per verificare, diciamo, quello che è il livello del contagio. Anche lì purtroppo ci sono dei focolai che poi hanno determinato questo aumento dei casi. La nostra regione è una regione che viene, attraverso il monitoraggio della prevenzione, viene osservato quotidianamente quelli che sono i parametri, o meglio ancora ci sono dei team specifici che attraverso l'attività della prevenzione riescono a monitorare tutta la nostra regione. E qui un plauso e un ringraziamento va proprio ai dipartimenti della prevenzione delle 4 ALS, perché riescono ad aggredire immediatamente appena si crea un focolaio.
La nostra regione ha risposto bene, questo lo devo dire, ha risposto bene specialmente subito dopo il periodo in cui abbiamo avuto questi casi positivi, purtroppo che derivavano tutti dalle varianti, è stata una delle prime regioni aggredite dalle varianti e quindi abbiamo portato avanti queste conseguenze. Oggi dobbiamo evitare, come abbiamo già detto, che ci possa essere questa possibilità di trasmettere il virus specialmente tra i giovani. Quindi va ancora una volta un appello ai giovani, perché la percentuale purtroppo dei positivi che ancora registriamo è dettata dalla fascia di età dei giovani. Oggi è stato anche il giorno in cui finalmente la nostra regione ha registrato 0 decessi, quindi questo è un grande sollievo per noi. Sono diminuiti i ricoveri, e aumentano sempre di più i guariti e questo è anche un modello importante per portare avanti le riaperture. Ma non parlo solo di riaperture da un punto di vista del commercio, delle attività produttive, ma ad esempio le nostre RSA. Come voi sapete, noi avevamo chiuso le RSA attraverso delle ordinanze per evitare proprio l'aumento dei focolai. Con un'ordinanza dell'altro giorno invece abbiamo riaperto e quindi vuol dire che gli anziani che risiedono presso queste strutture possono essere visitati attraverso dei protocolli dai loro parenti, dai loro familiari e quindi ricreare quell'affettività di cui l'anziano ha bisogno. Ecco, man mano che si svuotano dai malati, intere aree degli ospedali tornano Covid free a disposizione dell'attività ordinaria che è stata molto penalizzata in questo anno. Assessore, quando torneremo ad una normalità e soprattutto, ecco, le chiedo collateralmente, che futuro avrà anche quel personale precario che è stato assunto nell'emergenza Covid, che è stata molto utile, è stato indispensabile anche nel salvare vite umane. Ecco, ci sarà la possibilità anche per loro di trovare spazio in una sanità regionale riorganizzata e capace di tornare, come tutti speriamo, alla ordinarietà delle sue prestazioni? Sì, beh, diciamo che l'attività ordinaria noi l'abbiamo dovuta interrompere nei periodi in cui c'è stata maggiore criticità. Pian piano invece anche tutta la programmatica è stata ripresa, come voi sapete anche gli ospedali, i presidi ospedalieri periferici hanno ripreso quella che era la cosiddetta attività normale. È vero il problema di questo personale che ha dato una grossa risposta nel momento in cui c'è stata l'emergenza, specialmente figure sanitarie come gli OSS, ed abbiamo proprio appreso, ho incontrato io una rappresentanza di questi, diciamo, operatori che si sono dedicati non solo nel loro lavoro ma addirittura nella ricerca di altri operatori da poter svolgere quel lavoro in un momento così critico. Hanno avuto la loro esperienza e purtroppo nel periodo in cui viene a finire, finisce questa epidemia e quindi finisce il lavoro che era stato richiesto da loro in maniera transitoria, loro si trovano ad dover lasciare il proprio posto di lavoro. Cosa posso dire loro? Posso dire loro innanzitutto che la Regione in questo periodo ha avviato le stabilizzazioni. Finalmente abbiamo stabilizzato, stabilizzeremo attraverso una nostra legge regionale, i medici del 118, abbiamo attivato tanti concorsi per i medici, per i sanitari, per gli infermieri, per gli OSS e in questa categoria particolare senz'altro loro potranno essere, diciamo, potranno partecipare a un bando, a un concorso dove i requisiti e quindi il lavoro che loro hanno svolto in questo periodo particolare sarà un motivo, avranno il loro peso, insomma. Avranno il loro peso, ma soprattutto saranno tra gli indicatori, sarà riservato a loro, diciamo, quella possibilità di aver maturato questa esperienza e quindi poter produrre quel valore in più in quello che può essere un requisito da presentare in un eventuale bando.
Torniamo all'Aquila perché l'organizzazione della campagna vaccinale è stato uno dei primi banchi di prova per la nuova, appena costituita, Agenzia Regionale di Protezione Civile. Allora sentiamo come ha commentato la visita del generale Figliuolo il direttore Casinghini. Il generale Figliuolo, Mauro Casinghini, ha evidenziato delle difficoltà per quanto riguarda l'Abruzzo, per come è fatto soprattutto per le aree interne, no? Zone in cui si vaccina di meno. Per questo ha annunciato anche l'arrivo di 3 unità, la Protezione Civile supporterà di team mobili soprattutto per raggiungere queste aree. Sì, il commissario ha detto delle cose molto interessanti, intanto con l'arrivo di questi ulteriori 3 team messi a disposizione dalla difesa, che si aggiungeranno a quelli già operativi sul territorio e che saranno dedicati soprattutto alla vaccinazione dei fragili, soprattutto quelli che non hanno la possibilità di uscire da casa, gli allettati in particolare. Ha detto anche un'altra cosa molto importante, molto interessante, perché una delle ultime disposizioni parlava della capacità, della possibilità di vaccinare le isole minori in un sol colpo, diciamo. E mutatis mutandis ha inteso rappresentare alcuni dei nostri piccoli centri montani più distanti, più difficilmente raggiungibili, un po' come le isole minori, quindi dandoci la possibilità di fare questo tipo di attività, che è molto importante per noi perché logisticamente ci semplifica molto le cose. Significa andare in questi piccoli centri e poter vaccinare sostanzialmente tutta la popolazione in un sol colpo. Ecco, si sta già pensando poi alla vaccinazione di massa, perché lo ha detto anche il generale, ovviamente dopo i fragili, dopo aver assicurato i fragili anziani, si dovrà pensare alle categorie produttive, ma anche alla fascia di età più giovane. Vi state anche attrezzando in questo senso? Beh, intanto è di poche ore fa la notizia che verranno vaccinati anche i cinquantenni, per cui insomma da 50 in su è un'altra fascia d'età molto importante anche dal punto di vista della numerica della popolazione. Io penso che nelle parole del commissario, anche intese a accelerare sulle scuole e quindi su tutte le problematiche che poi si potranno in qualche maniera sviluppare a settembre alla ripresa delle scuole, certamente potremo fare delle cose interessanti. Ovviamente da tutto ciò non si può prescindere se non abbiamo ovviamente la disponibilità dei vaccini, e questa è la cosa più importante. E ora, restando sempre all'Aquila, prima di arrivare proprio alle conclusioni, voglio proporvi l'intervento sempre ai nostri microfoni del sindaco Pierluigi Biondi, proprio per ricordare l'appuntamento delle prossime ore, AstraZeneca Day all'Aquila. Una giornata importante questa, sindaco, per fare il punto sulle vaccinazioni, soprattutto per chiedere che non si arresti questo meccanismo che sta funzionando, quindi servono dosi, insomma deve decollare questa campagna anche per quel che riguarda la popolazione cosiddetta attiva. Sì, dobbiamo arrivare soprattutto fin dentro casa delle persone, come stiamo facendo, per garantire a tutti la possibilità di essere vaccinato. E ho accolto con molto favore il fatto che ieri il generale Figliuolo abbia detto in un'intervista al Messaggero che bisogna andare anche nei piccoli centri dell'Appennino, esattamente quello che abbiamo chiesto e quello che stiamo facendo. Adesso vediamo come andrà l'Open Day di sabato e domenica, credo che questo debba essere un po' il modello, finito con le categorie più sensibili, quelle più fragili, adesso che si scende d'età e quindi i cittadini possono anche subire qualche piccolo disagio, immaginare campagne di vaccinazione a tappeto per cercare di anticipare i tempi della immunizzazione prevista per fine settembre e dare un respiro alle strutture ospedaliere e alle attività economiche. Lei lo accennava, come presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci, l'ha fatta questa precisa richiesta che è stata accolta, e quindi c'è questo team mobile con un medico e 2 infermieri dell'esercito che già sta operando, quindi in questo senso è stato un segnale importante che dovrà proseguire, essere replicato. Ma sostanzialmente è stata una battaglia e una vittoria del territorio, di un territorio particolare come quello della provincia dell'Aquila, che è quasi la metà dell'intero Abruzzo, con il 91% dei comuni che sono cosiddetti piccoli perché sotto a 5.000 abitanti, e io per questo ringrazio naturalmente il generale Figliuolo,
l'esercito, i carabinieri, il colonnello Falvo che è il responsabile del comitato operativo Interforze e il nono Alpini che sta dando il supporto logistico. Siamo in uno dei due hub vaccinali che è stato sostituito da poco, a Via Ficara erano state rilevate delle criticità, è stato sostituito con questo, è segno che insomma nell'emergenza si lavora, si decide anche in corso d'opera e si riesce ad essere anche flessibili per dare risposte ai cittadini? Beh, quella è l'unica modalità, un'operazione così in grande stile che non aveva precedenti aveva necessariamente bisogno di un rodaggio. Siamo partiti con Via Ficara che ha assolto perfettamente al suo compito, strada facendo abbiamo trovato una soluzione diversa, più funzionale, più comoda con i parcheggi, con la possibilità di garantire percorsi più ampi e quindi ci siamo riadattati. Se ne dovessimo trovare una ancora migliore ci sposteremmo su quell'altra. Il senso della capacità pratica di rispondere all'emergenza sta tutto in questo, sapersi adattare e sapersi ripensare continuamente. Siamo dunque in chiusura, Assessore Verì, facciamo il bilancio conclusivo di questa giornata, ma guardiamo anche al futuro. Con il generale Figliuolo vi siete lasciati con risultati ottenuti, impegni che ora verranno realizzati a favore dell'Abruzzo, ma soprattutto con un rapporto consolidato, in particolare con l'esercito, perché questa è stata oggi, bisogna dire, davvero, come diceva anche il sindaco dell'Aquila, sì, la giornata della grande sinergia con l'esercito del nostro paese, di cui siamo tutti orgogliosi. Sì, è vero, avere le istituzioni vicino è fonte non solo di sicurezza ma soprattutto di regole precise e di certezze. Oggi abbiamo avuto certezze, conferme e quindi sappiamo quelli che sono i percorsi da mettere in atto. È vero che chiediamo sempre di più vaccini, quello che io voglio ribadire è che se qualche giorno dovessimo scendere anche a livello di quella media non è dettato dal fatto che la Regione Abruzzo non è in grado di gestire una campagna vaccinale, ma è dettata a quella fluidità, a quella diciamo mancanza che purtroppo in qualche ARS viene a crearsi dei vaccini, ma che si è in grado subito di recuperarlo appena queste dosi arrivano e saranno nelle nostre farmacie. A questo proposito voglio ringraziare anche tutte le farmacie delle nostre ARS dove vengono collocati tutti i vaccini e quindi quella precisione e quell'attenzione che loro operano, perché senza la preparazione non si può somministrare il vaccino. Quindi questo è importante, il lavoro anche che loro svolgono in questo periodo. 23,2 minuti, 34 secondi, abbiamo violato il coprifuoco, ma noi stiamo lavorando, lei sta qui per ragioni d'ufficio, torneremo a casa, ma alle 23 di quale giorno torneremo tutti a casa, secondo lei? Spero a metà maggio. Beh, con questa previsione noi ci salutiamo e vi diamo la buonanotte. Grazie Assessore Verì, grazie, buon grazie proseguimento a voi e la buonanotte, e buonanotte a tutti voi.